23 gennaio 1996, alle 16, al quadrivio di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, ci fu un'esplosione fortissima che inghiottì strade, case e 11 vite. Questo pomeriggio c'è stata, come negli anni passati, la fiaccolata dei familiari delle vittime di quell'assurda tragedia, affinché non si dimentichi. I familiari delle vittime ancora oggi lottano, a 16 anni di distanza non si danno pace, poiché non può esserci pace senza giustizia, poiché su quell'immane tragedia, in cui persero la vita in modo così assurdo 11 persone, non è stata ancora fatta piena luce. Il corteo dell'Associazione Familiari Vittime della Voragine di Secondigliano ha sfilato per il Corso Secondigliano sino a raggiungere il luogo della tragedia. Sandro Russo, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime Voragine di Secondigliano. Questa associazione è stata costituita qualche anno fa proprio per tenere accesa i riflettori su questa tragedia ormai da 16 anni dimenticata da tutti. Il mio appello e l'appello di tutti i familiari delle vittime va questa volta in maniera forte al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Tribunale di Napoli, affinché ci facciano chiarezza il motivo perché sono 16 anni che attendiamo ancora un diritto sancito nella Costituzione italiana, il risarcimento. È un processo durato 14 anni, abbiamo due imputati con 2 anni e 2 mesi di reclusione per 11 vite spezzate, di cui una bambina di solo 11 anni e una ragazza di 20 anni, il suo corpo mai ritrovato, perché è andato distrutto come tanti altri corpi. In 16 anni mai il primo cittadino è venuto ad onorarci di questa tragedia, però ho ricevuto un contatto telefonico dalla segreteria del sindaco De Magistris, dove si è scusato per motivi gravi della città, non è potuto venire lui di persona, però già questo segnale, che ricevere una telefonata da Palazzo San Giacomo, vuol dire tanto. Allora io un appello al sindaco è questo qua: signor sindaco, non ci abbandoni, guardi Secondigliano e quadrivio questo disastro come viene ricordato. Se lei minimamente ci può aiutare dando una dignità a questo posto, io la ringrazio. Sì, sempre silenzio dalle istituzioni, avete ricevuto... Solo promesse mai mantenute, addirittura un documento ufficiale che è in mio possesso, in copia originale, proprio l'anno scorso, l'assessore alla memoria Guidi ci aveva promesso una bonifica, una stella all'interno del cimitero di Secondigliano, il ricordo delle famiglie. Non abbiamo mai stato fatto nulla. Tutto questo, non è che abbiamo chiesto un edificio che... e non è stato realizzato, sono passati altri 12 mesi e non è stato realizzato. Solo silenzio. Solo silenzio.